Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alto Adige di Lavoro. E anche questa sera staremo un'oretta insieme per parlare di storia, storia identitaria, storia del nostro regno, storia dell'unità d'Italia, insomma tutto quello che riguarda il nostro passato, che non è mai così passato quando si pensa che sono vicende che sono attualissime. E prima di poter presentare il nostro ospite, faccio passare un brevissimo video. Il 26 novembre lo storico Banco di Napoli è stato interamente inglobato nel gruppo milanese Intesa San Paolo. Dopo il fallimento degli anni 90, il Banco di Napoli perderà anche il suo nome. Dopo 500 anni di storia, cala definitivamente il sipario sul più importante istituto di credito del Meridione. Nel 1996 si è decisa la vendita del Banco di Napoli. Diciamo la svendita, diciamo la rapina, perché ci siamo trovati gli ispettori della Banca d'Italia con un mandato preciso, quello di definire i nostri crediti irrecuperabili, il che non è stato vero. Questi miliardi e miliardi sono stati recuperati. Presidente della Banca d'Italia, Ciampi, decretò crediti inesigibili, ma stranamente l'agenzia di credito, la SGA di Napoli, ha recuperato il 90%, sono quasi 6 miliardi di euro che sono andati a finire ad ingrassare il San Paolo di Torino. Carlo Azeglio Ciampi portò alla svendita del Banco di Napoli per salvare la BNL. Che cosa c'era all'orizzonte? Il crollo di un'altra banca, la BNL. In qualche maniera c'era chi voleva salvarla. Si decide di vendere a BNL e INA il Banco di Napoli per 61 miliardi. Dopo poco tempo, BNL rivende il 56% della banca per 3.600 miliardi. Insomma, nel giro di un paio d'anni, in cui non erano successi miracoli, non era successo niente di straordinario, i 61 miliardi si moltiplicano per 1.000. Chissà, c'era stato un colpo di bacchetta magica. Quando il Monte dei Paschi di Siena doveva essere incorporato, la città di Siena insorse. Noi napoletani abbiamo dimostrato ancora una volta di essere indegni eredi di una tradizione nobilissima della quale ci saremmo dovuti dire orgogliosi. La presenza delle pochissime persone qui oggi ne è la fulgida, triste, squallida testimonianza. Bene, avete visto che stiamo parlando di soldi, di valute, di banche. E perché? Perché questa sera parleremo delle vicende del Banco di Napoli, per poi andare a parlare anche dello scandalo a Banca Romana e tutto quello che è stato il contorno delle scelte politiche e monetarie di quel periodo. Perché noi siamo sempre abituati a parlare dei briganti, dell'esercito napoletano, dei tradimenti. Ma poco si parla di quello che è stato veramente il nocciolo della questione, la questione bancaria. Ed è molto molto importante perché? Perché nel 1860 non c'è stata soltanto la sconfitta di un modello sociale, di un modello culturale e di una civiltà, ma c'è stato anche tutto quello che c'era dietro a livello economico. Basti pensare che prima il Banco di Napoli, la banca più antica al mondo, insieme al Monte Paschi di Siena, che ha comunque l'archivio più grande e più importante al mondo per quanto riguarda gli archivi storici di natura bancaria, aveva con Ferdinando II e con la teoria di Ludovico Bianchini, esercitava la propria attività in maniera imprenditoriale, cioè faceva banca a servizio dell'impresa, anche con la questione del mondo dei pegni, quindi tutti avevano possibilità di fare il loro piccolo commercio, artigianato, portando in pegno le proprie cose e poi riprendendosi con dei tassi molto molto, diciamo, oggi si direbbe agevolati, e quindi che si contrapponeva al modello giacobino, francese e inglese, che invece aveva il concetto di banca affaristica, speculativa, che non si metteva a servizio delle imprese, ma si serviva delle imprese per le proprie attività. Dopo purtroppo, Ferdinando II, con la sua morte nel 1859, moriva anche questo suo modello, che sicuramente
sarebbe stato quello dominante se dopo la battaglia di Sedan lui fosse rimasto in vita, perché con la battaglia di Sedan, dove la Francia perse clamorosamente contro la Prussia, il modello speculativo bancario, finanziario, giacobino, anglosassone e massonico è andato in totale crisi. Fallimenti a tappeto delle banche, quindi se fosse stato in piedi ancora il Regno di Sicilia con il suo modello finanziario e bancario, le cose sarebbero andate certamente in maniera diversa e questo modello sarebbe stato vincente. E con chi ne parliamo? Ho fatto questo cappello per introdurre un ospite che ormai è di casa, quindi con cui stiamo trattando questi argomenti un po' particolari da molto tempo. Oggi terminiamo la trilogia iniziata con il risanamento e con le leggi speciali e finiamo con la questione delle banche. Con chi ovvio ne parliamo il nostro carissimo amico Enrico Fagnano. Enrico, ciao, come stai? Benissimo, benissimo. E quindi oggi chiudiamo questo trittico su argomenti poco trattati, che vengono poco messi in luce, ma che invece sono importantissimi. Ti faccio solo una premessa, perdonami, chi l'ha trattato molto a fondo è stato sicuramente, oltre gli accademici particolari per il loro pubblico di nicchia, che non molte volte appartiene solo a loro stessi, è stato Nicola Zitara, che ha fatto tantissimi testi su questo fenomeno e devo dire in maniera molto 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 attenta e molto dettagliata. Infatti molte cose che noi ci siamo detti in quelle precedenti puntate, non soltanto queste precedenti, ma anche di questa primavera e dell'inverno scorso, su tutte le cose che dicevi tu, ti rivedevo in molte cose che tu hai detto, le rivedevo in quelle che diceva Nicola Zitara. Scusami questo preambolo, ma era doveroso. Sì, era assolutamente è un debito che abbiamo nei confronti di questo grandissimo intellettuale che va assolutamente assolto. Il primo analista che ha affrontato il problema del sud da un punto di vista economico è stato proprio Nicola Zitara e noi modestamente ci mettiamo su quelle tracce. E dicevo, abbiamo trattato e stasera continueremo a farlo argomenti che spesso non sono messi in luce, che sono poco trattati, perché abbiamo parlato del risanamento, del quale si parla pochissimo, e penso che a Napoli quasi nessuno sappia che questo risanamento in realtà è stata una grandissima truffa ai danni del popolo napoletano. Poi abbiamo parlato delle leggi speciali di questo periodo incredibile che viene completamente sorvolato dalle storie ufficiali, perché parlarne comporterebbe dover dare alcune spiegazioni molto imbarazzanti. Ma stasera continuiamo a trattare un altro argomento poco noto, ovvero sia la lotta al Banco di Napoli. Con l'unità inizia la lotta al Banco di Napoli, che non è mai terminata, o per meglio dire che è terminata 130 anni dopo, quando finalmente sono riusciti a sottomettere questo istituto. Ma per i primi decenni il Banco di Napoli ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la società meridionale. Quando nasce l'Italia, la nuova Italia, ci sono due grandi istituti di credito, uno a Torino e uno a Napoli. Quello torinese si chiama Banco Nazionale negli Stati Sardi, noi magari per comodità lo chiameremo Banco Nazionale. Quello di Napoli è il Banco delle Due Sicilie, che poi cambia quasi subito nome nel Banco di Napoli. Questi due istituti sono istituti più o meno in qualche misura paragonabili. C'è però una differenza fondamentale tra il Banco di Napoli e la Banca Nazionale Torinese, che sta nel tipo di crediti concessi. Cioè la Banca Nazionale Torinese aveva concesso crediti senza garanzie o comunque a soggetti poco solvibili. Era
era la banca questa qua che stava al centro di tutti gli affari del Piemonte, di tutti gli affari di tutte le imprese, le industrie piemontesi. Ed era anche una banca che prestava soldi ai politici, cioè aveva avuto un tipo di attività piuttosto allegra, come si dice in termini bancari. Il Banco di Napoli invece aveva prestato i soldi agli imprenditori del sud, che erano imprenditori solvibili, imprenditori seri. Pur essendo due banche più o meno della stessa forza, la banca torinese aveva al suo interno una debolezza congenita che era costituita dal tipo di crediti che aveva concesso. In realtà questa banca torinese, diciamo che aveva una blacklist molto lunga. Sì, aveva una blacklist molto lunga ed anche corposa. Poi aveva prestato soldi a politici, aveva prestato soldi anche a speculatori, insomma era piuttosto in difficoltà. E questa banca in realtà prestava i soldi tramite degli altri istituti, quindi quelli che erano veramente in difficoltà, quelli che erano con l'acqua alla gola, erano questi istituti satellite, che erano la Cassa di Sconto e il Banco Sete di Torino, che poi si fusero nel Banco di Sconto e Sete, la Cassa Generale di Genova e la Cassa del Commercio e dell'Industria di Torino, che poi cambiò nome in Società Generale di Credito Mobiliare. Quindi attraverso queste banche la Banca Nazionale Torinese prestava i soldi ed era in difficoltà. Quindi bisognava aiutarla. Dobbiamo sempre immaginare questo, Claudio, che l'unità viene vista dai piemontesi come un'occasione, come un'opportunità per risolvere i problemi che stavano in casa loro. Questo in tutti i campi. Veramente si può dire tranquillamente che è stata loro l'ultima spiaggia. Era l'ultima spiaggia. Se avessero fallito l'invasione, sarebbero andati alla bancarotta. Era la bancarotta. Era sicuramente la bancarotta. Le banche inglesi dei Rothschild e degli Ambro, che erano le banche con le quali loro erano indebitati, si sarebbero mangiate il Piemonte. Quindi era l'ultima spiaggia. E il Sud servì per risolvere tutti i loro problemi, a cominciare dal problema della disoccupazione, che oggi può sembrare una cosa strana da dire, ma il Piemonte aveva una disoccupazione enorme, aveva l'emigrazione, un sacco di piemontesi emigravano perché c'era proprio fame di lavoro. E quindi il Sud venne visto da tutti i punti di vista, in tutti i settori, come l'occasione per risolvere i loro problemi. E quindi venne visto anche come l'opportunità per risolvere i problemi di questa banca torinese. E quindi cosa succede? Succede che il governo piemontese immagina di poter dare a questa banca la possibilità di aumentare la sua disponibilità, di aumentare la sua liquidità aprendo gli sportelli nel Sud. Ora, già nel 1861, questa banca apre una sede a Napoli, una a Palermo e ben 8 succursali, cioè in un solo anno apre 10 sportelli al Sud, 1861. La stessa cosa succede nel 62, nel 63, nel 64, eccetera. E il Banco di Napoli non ha l'autorizzazione ad aprire un solo sportello a nord di Roma. Questo perché? Perché si pensava di poter risolvere i problemi di questa banca facendole mettere le mani sui risparmi dei meridionali. Quindi in pratica succedeva questo: questa banca veniva a fare concorrenza al Banco di Napoli nel Sud, ma il Banco di Napoli non poteva fare altrettanto. Questo esperimento, questo tentativo andò molto male, perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. In realtà successe nel Sud Italia una cosa
abbastanza importante, molto importante anzi. I borghesi e la classe benestante dei meridionali compresero il guaio che avevano fatto, non dico a favorire l'invasione piemontese, ma quantomeno a non ostacolarla. E quindi nella borghesia e nelle classi benestanti napoletane sorse un sentimento quasi di nostalgia. Come sei buono, Enrico, sei troppo buono con il borghese. Che poi dall'altro, attenzione Enrico, la borghesia industriale a Napoli era molto forte, era quella che addirittura nel regno, era quella addirittura che attraverso le unioni reali Gaetano Ferrante era quella che aveva organizzato il sanvetismo e l'insorgenza nella città di Napoli. Quella che veramente invece pensava ad affidarsi all'invasore era quella borghesia latifondista nascente dopo le riforme agrarie che stavano avvenendo sulla proprietà, e questo notabilato meridionale che ancora oggi lo vediamo presente in tutti gli uffici pubblici, in tutti come funzionari, il famoso notaio Trinchera, ampiamente esaltato ed evidenziato dal nostro carissimo Annibale Ruccello nella commedia Ferdinando. Quindi, nel capolavoro Ferdinando. Se tu ci fai caso in quella commedia, chi è il protagonista che non si vede mai è del notaio Trinchera, sì. Un componente importante del notabilato meridionale napoletano che diventa meridionale, arricchitosi sotto i Borbone, e che poi fecero il cappotto. Scusami, ma questa parentesi andava detta. No, ma questa è una giusta integrazione di quello che stavo dicendo io. E quindi la borghesia si rende conto dell'errore che ha fatto e nasce un sentimento di solidarietà tra i borghesi, e in particolar modo tutta la borghesia si compatta attorno al Banco di Napoli. Perché il Banco di Napoli rimane l'unica struttura del passato e l'unica struttura che può rappresentare per il Sud un punto di riferimento. Ma il Banco di Napoli lo fu veramente, il Banco di Napoli ha gestito, ha diretto, ha coordinato l'attività economica del Sud per decenni, consentendo al Sud di essere competitivo con il Nord, intendiamoci. Quindi che succede? Succede un fenomeno incredibile. Tutti i borghesi, tutti quelli che avevano dei soldi in casa, lasciamo perdere se erano borghesi, se erano nobili, piccoli nobili, lasciamo perdere, tutti quelli che avevano del denaro in casa lo portano agli sportelli, lo vanno a versare agli sportelli del Banco di Napoli. Quindi succede questa cosa paradossale che, nonostante la concorrenza della banca torinese, il Banco di Napoli aumenta i propri depositi. Questo è un dato che viene riportato spessissimo, anche negli articoli degli storici convenzionali, anzi piuttosto recentemente ne ho letto uno, che poi tu hai anche giustamente messo in evidenza, e quindi tutti segnalano questo fatto che dopo l'unità aumenta la disponibilità del Banco di Napoli, aumentano i depositi sul Banco di Napoli, e molti degli autori appunto che continuano imperterriti a dire che dopo il 1860 c'è stato un miglioramento per il Sud evidenziano questo dato. Ma è un dato questo che non è la conseguenza di un miglioramento della situazione economica del Sud, è proprio esattamente il contrario, perché fu la rabbia che spinse tutti i meridionali benestanti a portare i loro soldi al Banco di Napoli per dare forza a questa struttura, per dare forza ad un'unica struttura che era in grado di contrapporsi alla prepotenza del settentrione. Ma c'è anche un altro motivo, che è dovuto alla instabilità sociale. Nel Sud, dopo l'unità, inizia un periodo di grande instabilità da un punto di vista anche proprio della delinquenza, e diventa anche pericoloso tenere i soldi in casa. Quindi c'è anche un motivo pratico per cui i meridionali decidono di andarli a versare in banca, ma non li vanno a versare certamente nella banca piemontese. Quindi quest,
questa operazione di venirsi a prendere la liquidità nel sud ai danni del Banco di Napoli è un'operazione che porta risultati scadentissimi, anzi addirittura è il Banco di Napoli che aumenta le sue disponibilità. E quindi, poiché questa banca torinese era veramente con l'acqua alla gola e alcune di queste banche satelliti erano già sull'orlo del fallimento con molto anticipo rispetto alla crisi bancaria alla quale hai fatto tu cenno nella tua introduzione. La crisi bancaria, come abbiamo detto anche l'altra volta, è più o meno inizia intorno alla metà degli anni 70. Invece questa banca torinese era in difficoltà da sempre, si può dire. E quindi il governo decide di intervenire con maggiore efficacia, decide di fare qualcosa di più importante a favore di questa banca. E il governo vara la legge sul corso forzoso. Stiamo parlando del 1866. Questa legge è una legge fatta dal governo perché all'epoca non c'era la divisione dei poteri come oggi, anche il governo poteva fare le leggi. Il governo faceva un decreto che poi veniva approvato dal re ed era automaticamente legge ed aveva lo stesso valore delle leggi votate dal Parlamento, non c'era nessuna differenza. Quindi l'ordinamento giuridico italiano era costituito da decreti leggi, ovvero sia leggi fatte dal governo e leggi fatte dal Parlamento. Questa legge sul corso forzoso stabiliva che l'unica banca in Italia che poteva cambiare le monete d'oro e d'argento in monete nelle nuove monete italiane che erano di carta era la Banca Nazionale di Torino. E quindi fu un'operazione veramente scandalosa che anche all'epoca produsse fortissime reazioni nel sud. Si ebbe il pericolo che addirittura anche i borghesi prendessero le armi contro lo Stato invasore, che il malessere della borghesia si fondesse con il malessere nelle campagne. E quindi il governo dovette fare qualche concessione al Banco di Napoli e finalmente concesse al Banco di Napoli di poter aprire degli sportelli al nord. Il presidente del Banco di Napoli, che era Vitabile, disse una frase che è rimasta storica. In pieno consiglio di amministrazione disse, quando arrivò finalmente questo permesso di aprire gli sportelli al nord, disse: finalmente possiamo andare a mettere le bandiere sul terreno del nemico, perché il Banco di Napoli era consapevole che quella era una guerra che si stava combattendo. Era una guerra che stavano combattendo contro il Banco di Napoli e il Banco di Napoli era l'esercito della borghesia meridionale. Questa legge sul corso forzoso è una legge tutto sommato molto semplice, sono appena tre articoli e i nostri spettatori potranno anche scaricarsela, perché ho visto che tu nei giorni scorsi l'hai pubblicata proprio in previsione di questa come me l'hai mandata, l'ho pubblicata di questa trasmissione. E leggo l'articolo 2 di questa legge, che è quello fondamentale. Ti ripeto, sono solo tre articoli. Sino a nuova disposizione, la Banca Nazionale è sciolta dall'obbligo del pagamento in denaro contante dei suoi biglietti. Quindi la Banca Nazionale, i biglietti di carta, le monete di carta della Banca Nazionale avevano il corso forzoso. Oggi tutti i biglietti di carta di tutti gli stati del mondo hanno il corso forzoso. Noi non possiamo andare alla banca a chiedere l'argento o l'oro corrispondente a quella moneta. All'epoca si stabilì questo corso forzoso solo per la Banca Nazionale, il che significava che non lo aveva il Banco di Napoli, quindi la Banca Nazionale
raccoglieva tutte le monete di carta che poteva raccogliere durante la settimana e poi all'inizio della settimana le andava a cambiare in monete d'oro e d'argento presso le filiali del Banco di Napoli. Ti ripeto, fu una carognata, fu una cosa che anche all'epoca, in quel clima in cui comunque il Sud era sfruttato, era utilizzato, come abbiamo detto più volte, si andò a creare la questione meridionale per risolvere la questione settentrionale. Anche in quel contesto questa legge sembrò una cosa sproporzionata e il Parlamento si oppose a questa legge. Il Parlamento istituì una commissione che scrisse una relazione che venne letta nel Parlamento nel 1868. Questa relazione, che anche i nostri spettatori potranno leggere sulle pagine di Alta Terra di Lavoro, è un documento importantissimo. È molto lunga, sono quasi 600 pagine. 600 pagine poi scritte nell'Ottocento non equivalgono a 6 pagine di oggi, perché all'epoca si scriveva con caratteri piccolissimi, avevano una vista spaventosa le persone nell'Ottocento. Quindi sono 600 pagine fittissime, ma vanno lette. Sono un documento fondamentale. Da sola questa relazione riscrive la storia dell'Unità d'Italia, perché questa relazione mette in risalto il Parlamento italiano, composto da parlamentari certamente non nostalgici del precedente regime, certamente nel 1867 ancora piuttosto vicini al nuovo potere, ebbene, questi parlamentari ebbero il coraggio di scrivere un atto di accusa ferocissimo nei confronti di quello che stava succedendo in Italia e mettono in luce tutte le ingiustizie compiute ai danni del Sud. Quei dati che ti ho riportato precedentemente sulle filiali aperte li ho presi proprio da questa relazione e ti assicuro che io l'ho letta, ma più andavo avanti, più dicevo, ma non è possibile che esista un documento del genere e la storia ufficiale non ne tiene conto. Senti, a un certo punto cosa scrivono questi 7 parlamentari, che poi tra l'altro sono 4 della destra storica e 3 dell'opposizione, quindi addirittura erano parlamentari che facevano parte della stessa maggioranza del governo. Il corso forzoso per la sola nazionale costituisce un privilegio, servendosi del quale la banca può compromettere seriamente gli altri istituti. Ovviamente gli altri istituti sono il Banco di Napoli. Quindi viene dato a questa banca uno strumento terribile per sconfiggere il Banco di Napoli. Ti ripeto, il Parlamento fece cose da pazzi e forse, poiché il Parlamento già aveva fatto diverse commissioni d'inchiesta che avevano svelato scandali, corruzione e che avevano svelato questo giro di affari pazzesco che c'era tra la Banca Nazionale, gli affaristi piemontesi, il nascente comitato affaristico del Nord-Ovest, e quindi secondo me in questo momento che questi signori, questi personaggi che facevano parte di questo comitato che deteneva sostanzialmente il potere finanziario ed economico nel nord, incominciano a pensare di doverseli comprare i parlamentari e quindi incominciano ad organizzarsi per farli tacere o pagandoli o minacciandoli o in qualche altra maniera. Questo fenomeno è noto come trasformismo ed è un fenomeno che diciamo si sviluppa poco per volta, ma viene ufficializzato, diventa un fenomeno ufficiale della storia italiana nel 1876. Non è che il trasformismo è qualcosa di oscuro, qualcosa che si organizza nel buio dei corridoi, è un fatto ufficiale. Addirittura De Pretis fece un discorso nel quale disse, che viene considerato nel 1982, il famoso discorso di Stradella, che viene considerato l'ufficializzazione del trasformismo, nel quale lui disse: io è vero che adesso vado al governo, ma voglio che vengano anche quelli dell'opposizione, che saranno accettati, accolti.
quindi diventa proprio uno strumento del potere in Italia. Ma nel 1868, quando nel 1867, quando viene istituita questa commissione, ancora era un qualcosa che si stava immaginando, perché si pensava di poter controllare i parlamentari in altra maniera, invece i parlamentari dimostravano una loro forte... Sai, Enrico, il trasformismo comunque fa parte del patrimonio genetico italiano del centro-nord Italia. Basta vedere quello che combinavano i medici, basta vedere quel bellissimo documentario di Roberto Rossellini, Cosimo de' Medici, basta vedere quel film di Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi, è tipica delle repubbliche, di quell'atteggiamento lì, che poi Machiavelli ha perfettamente ripreso nel suo almanacco politico. Quindi è un'eredità storica. Cosa molto invece non c'era nel regno, perché c'era un re, c'era una cosa aristocratica, nel regno c'erano i tradimenti, ancora la parola aveva un valore, prima che arrivassero i giacobini, dopo il Noa. Quindi adesso lo siamo tutti, l'Italia si basa sotto tutto il trasformismo, quindi non è che lì nasce il trasformismo, viene adottato questo modus operandi, come dice Zitato. Devo essere un poco più preciso, il trasformismo faceva parte della cultura generale italiana, ma nella politica italiana successiva al 1860 entra questo fenomeno un poco per volta, non è che inizia subito, cioè un certo per molto tempo il Parlamento è autonomo, il Parlamento ha una sua voce, il Parlamento si oppone a questo gruppo affaristi, che è poco per volta che questa personalità del Parlamento viene erosa con lo spostamento di personaggi dalla sera alla mattina, dall'opposizione. È il sistema toscopadano, questo è. Vedetevi Cosimo de' Medici di Roberto Rossellini e rivedetevi il film Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi, e capirete questa mentalità da dove arriva. Difatti sarà una coincidenza geografica, forse niente di più, ma il gruppo parlamentari... Machiavelli l'ha messa come una virtù. dovremmo fare una trasmissione apposta. È Machiavelli... Il fine giustifica i mezzi, banalizzo, ma alla fine quello è il senso. Sì, quelle. Però il gruppo di parlamentari che abbandona la maggioranza, che abbandona la destra storica e passa in blocco, Claudio, dalla sera alla mattina, alla sinistra di De Pretis, che non è la sinistra rossa dei decenni successivi, è una sinistra rosa, che oggi viene chiamata sinistra storica, e il gruppo dei parlamentari toscani, cioè sono proprio i toscani in blocco che abbandonano la maggioranza, passano all'opposizione e fanno diventare maggioranza la sinistra storica, che poi comincia a governare. E c'è un'altra cosa importantissima: dal 1876 in poi, cioè da quando succede questo evento che viene chiamato nella storia italiana rivoluzione parlamentare, inizia un'attività del governo italiano sempre più favorevole alle industrie del nord, perché probabilmente dietro a tutto questo c'era proprio quel comitato affaristico del nord-ovest del quale parliamo spesso. E quindi inizia tutta una serie di finanziamenti alle industrie, finanziamenti a fondo perduto, incentivi di tutti i tipi, una politica scellerata che porterà il debito pubblico italiano a esplodere nel vero senso della parola. Torniamo quindi alla legge sul corso forzoso. Con questa legge sul corso forzoso quindi si tenta di dare alla Banca Nazionale gli strumenti per abbattere il Banco di Napoli. Tra un poco lo vedremo, anche questa volta il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, perché il Banco di Napoli ne seppe uscire in maniera geniale. Cosa succede? Succede però che il primo impatto è questo: parte delle monete di oro e di argento del Banco di Napoli, che il Banco di Napoli teneva ancora in circolazione, ma erano fatti suoi, poteva tenere in circolazione quello che voleva, non doveva rendere conto a nessuno. Parte di queste monete
finiscono nelle casse della banca torinese. E la banca nazionale cosa fa? Prende questi soldi e li mette nelle riserve, perché non può utilizzarli in nessun'altra maniera. La legge dell'epoca consentiva ad ogni banca di stampare per ogni lira di denaro prezioso in riserva 3 monete di carta. Quindi la banca nazionale potette stampare una quantità enorme di monete di carta con le quali cominciò a pagare i debiti che avevano contratto, o per meglio dire i crediti insoluti, insomma cominciò a tentare di risolvere i problemi di queste sue banche satelliti che prestavano i soldi. Qualcuno potrebbe pensare che tutto questo poteva essere per il Banco di Napoli il colpo definitivo. Non fu assolutamente così. Il Banco di Napoli, come diceva il suo valorosissimo direttore, andò al nord, aprì tutti gli sportelli che volle, perché appunto aveva avuto l'autorizzazione ad aprire gli sportelli al nord, e cominciò a rastrellare tutti i migliori industriali e imprenditori del nord, che erano stanchi di essere vessati dalla Banca Nazionale di Torino, che aveva funzionari scadenti, funzionari impreparati, e in più era una banca nella quale la corruzione era all'ordine del giorno. Invece i funzionari del Banco di Napoli venivano da una scuola finanziaria di altissimo livello, facevano le pratiche benissimo in pochissimo tempo, appoggiavano gli imprenditori, volevano veramente fare gli interessi degli imprenditori, e poi servivano l'impresa, come ho detto all'inizio. Servivano l'impresa, sì, e poi principalmente non sapevano neanche dove stava di casa la corruzione. Quindi il Banco di Napoli rastrellò il meglio dell'industria del nord, aumentò moltissimo un'altra volta i propri depositi, si andò a comprare sui mercati internazionali l'oro e l'argento che aveva perso e che lo Stato aveva regalato alla Banca Nazionale di Torino, e si riprese completamente. A questo punto la Banca Nazionale torinese era ancora in difficoltà. Sembra paradossale, aveva avuto un'iniezione di centinaia di milioni di oro e di argento, perché le monete di oro e di argento del Banco di Napoli erano circa 400 milioni, sul totale di 443 milioni di circolante, e nonostante questo era ancora in difficoltà. Allora, anzi, veramente non era in difficoltà la Banca Nazionale, perché come ho detto prima, la Banca Nazionale prestava i soldi attraverso queste banche satelliti. Era in difficoltà una di queste banche, la Banca di Sconto e Sete, che stava quasi sull'orlo del fallimento. Ma fallendo questa banca, poiché il suo capitale in buona misura era il capitale della Banca Nazionale torinese, sarebbe fallita anche la Banca Nazionale. Allora i creditori di questa banca chiesero una garanzia robusta, seria, e la garanzia della Banca Nazionale di Torino faceva ridere, perché era una banca più inguaiata ancora delle banche che controllava. E quindi il governo chiese al Banco di Napoli di garantire questi prestiti, di garantire, di fare una fideiussione a favore della Banca di Sconto e Sete. Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli, che in quel momento, siamo nel 1890 circa, è presieduto dal grande finanziere Girolamo Giusto, che probabilmente è stato il più grande finanziere italiano di tutti i tempi, rifiutò. Sapeva benissimo il Banco di Napoli cosa significava rifiutare. Significava sicuramente una ispezione, un commissariamento, cioè si aspettavano delle rappresaglie, ma non potevano cedere per una questione proprio di decoro, di rispetto nei confronti dei meridionali che vedevano nel Banco di Napoli il loro punto di riferimento. Questo commissariamento ovviamente scattò subito, appena il Banco di Napoli rifiutò, e la prima cosa che fece il commissario, che tra l'altro era pure un napoletano, ma era un napoletano di quelli che era stato ben oliato dal potere. Un italiano nato a Napoli. Sì, era ma forse neanche un italiano, era proprio uno che voleva fare carriera, un carrierista, insomma, era,
era uno che faceva parte del potere. La prima cosa che fece, firmò questa fideiussione e così venne salvata la banca di Sconto e Sete. Dopo il commissariamento, il Banco di Napoli venne nuovamente affidato al Consiglio di Amministrazione, che continuò tranquillamente a fare la politica che aveva fatto fino ad allora a favore del Sud. Girolamo Giusso, che aveva con il Banco di Napoli difeso l'economia del Sud in maniera strepitosa, adesso non possiamo analizzare questo aspetto della questione, ma ne abbiamo già parlato in passato. Sappiamo che il Banco di Napoli a un certo punto aveva completamente trasformato l'economia meridionale, aveva preso in mano l'economia meridionale e l'aveva rivoltata proprio completamente, come un calzino, l'aveva fatta diventare un'altra cosa. Aveva fatto diventare il Sud un grande laboratorio di produzioni agricole pregiatissime, produzioni agricole che andavano in tutto il mondo, e anzi queste produzioni compensavano un po' la bilancia dei pagamenti delle importazioni italiane che riguardavano... No, la tenevano proprio in piedi. La tenevano in piedi, sì. E sì, perché l'Italia doveva importare prodotti industriali, però fortunatamente c'erano i prodotti agricoli, l'olio, il vino, anche le arance, tutte le industrie vinicole siciliane che esportavano in maniera pazzesca. Beh, in Inghilterra. Diciamo che anche il periodo in cui nasce il cirio, no? La salsa che andava in giro per tutto il mondo. Sì, sì, insomma, e dietro tutto questo c'è la politica del Banco di Napoli, che si sostituisce al governo. Il Banco di Napoli è una specie di governo ombra del Sud. E quindi Girolamo Giusto, quando viene cacciato dalla direzione del Banco di Napoli, fa una cosa incredibile. Lui era uno ricco, aveva anche grandi, grandi possedimenti familiari. Non era proprio napoletano, era della costiera sorrentina. Non mi ricordo se di Sant'Agnello, mi sembra che era di Sant'Agnello. E insomma, quindi lui prende i capitali suoi familiari, convince un'altra serie di capitalisti meridionali a collaborare con lui e crea una banca, la Banca Cooperativa Meridionale. E con questa banca cosa fa? Va in giro per tutto il Sud a cercare le imprese che stanno zoppicando, ma che comunque appoggiate possono salvarsi. Questo è Girolamo Giusto. Poi divenne deputato, poi divenne senatore e si è battuto per il Sud sempre, costantemente, fino all'ultimo giorno della sua vita, investendo anche di tasca sua. Quindi, dopo questa operazione con la quale viene salvato il Banco di Sconto e Sete, le cose per la Banca Nazionale Torinese per qualche anno vanno bene, ma per pochissimo tempo. La banca sta nuovamente in difficoltà. E non si può fare più niente per salvarla, Claudio, e oramai è decotta, può solamente essere messa in liquidazione ed essere venduta. E allora il governo ne pensa un'altra delle sue, ha una trovata geniale. Nel frattempo cosa era successo? Era scoppiato lo scandalo della Banca Romana. Adesso magari in questo momento, se ci mettiamo a raccontare come scoppia lo scandalo, chi ci sta seguendo perde il filo, diciamo che scoppia questo scandalo, poi dopo magari se abbiamo 10 minuti alla fine raccontiamo come si arriva a questo scandalo, scoppia questo scandalo e la Banca Romana esplode, cioè la Banca Romana non è più in grado di operare dopo che è scoppiato questo scandalo. Lo scandalo riguardava tanti aspetti, ma la cosa principale era questa: la Banca Romana aveva stampato il doppio delle monete che era autorizzata a stampare. Invece di 55 milioni ne aveva fatti 110. Questi altri 55 milioni erano monete false, ma monete false per modo di dire. Cioè qua sembra un po', io ho l'impressione che il film di Totò, La Banca degli Onesti, abbia preso spunto da questo episodio.
perché erano monete false fino a un certo punto, erano monete che la banca non era autorizzata a stampare, ma comunque erano monete fatte con la filigrana dello Stato. Poi che facevano il direttore della banca e il vice direttore? Il direttore della banca si chiamava Tanlongo. Portavano queste monete dentro ai sacchi, queste monete di carta, nello scantinato della villa di Tanlongo, e passavano le notti intere a firmarle, perché all'epoca le monete dovevano essere le monete di carta dovevano essere firmate in originale, non come oggi c'è la firma virtuale. Quindi questi due poveri uomini passavano la notte intera a firmare queste monete false per modo di dire, e poi le consegnavano al governo, perché all'epoca c'era Crispi al governo, che era il boss del malaffare in Italia ed era anche il boss del trasformismo, quindi utilizzava questi soldi per comprare, per corrompere, per finanziare attività illecite. E quindi dopo questo scandalo la banca non poteva più funzionare, non era più possibile immaginare di riaprire gli sportelli di questa banca. Allora il governo cosa pensò di fare? Pensò di unire la Banca Romana con la Banca Nazionale di Torinese e fece un istituto più grande che comprendeva tutti gli sportelli, tutti i funzionari di queste due banche, alle quali aggiunse la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito, che erano due banche toscane ma abbastanza rilevanti. Fece questo super istituto e affidò a questo super istituto il compito di battere monete e in un certo senso anche di controllare le altre banche. Stiamo parlando della Banca d'Italia, che è stata fondata nel 1893, fondendo, quindi diciamo che questa cosa sarebbe da ridere se non fosse da piangere, cioè praticamente la banca che stampava monete false e la banca nella quale non è che stampava monete false, stampava monete in eccedenza rispetto a quello dovuto. Diciamo una banca di falsari, comunque in qualche modo. Sì, ma come oggi, adesso il sistema mondiale, noi abbiamo circa 30 volte una carta moneta in circolazione, 30 volte superiore a quello che è la ricchezza reale del pianeta, no? Abbiamo le banche centrali che pompano carta moneta in continuazione per mantenere in piedi l'economia occidentale. E questo, allora è il sistema della banca, questo è il sistema della banca romana, soltanto che prima è legale, ma la banca romana è legale. Alla Banca Romana andrebbe studiata sui libri di storia, perché ha segnato una strada. No, beh, ha segnato una strada perché, però lì era illegale, oggi è legale, è fatta tranquillamente. Comunque la cosa è il famoso Claudio. Castello di carta su cui poggia l'economia occidentale, no? Sì, ti dicevo, la cosa assurda qual è? Che la Banca d'Italia nasce fondendo una banca di falsari, tra virgolette, ed una banca di affaristi sconsiderati, perché la Banca Nazionale Torinese non era una banca, era un'associazione che finanziava il malaffare, che finanziava industrie. Quindi praticamente queste due strutture con personale che definire scadente veramente è dir poco, perché là non si tratta di personale solo scadente, si tratta anche di personale corrotto. Queste due banche diventano una super banca che deve in qualche modo vigilare sulle altre banche. È una cosa assurda, però questo succede nel 1893. Ma nel 1893 viene creata questa superstruttura, che è un ente pubblico, un ente di diritto pubblico per la verità, dipendente direttamente dal governo. Quindi il governo cosa fa? Come se ne esce? Trasforma la Banca Nazionale Torinese, che stava con un piede nella fossa, in un istituto di diritto pubblico, in un ente di diritto pubblico dipendente dal governo, e quindi il governo risolve le sue pendenze. Quindi praticamente la Banca Nazionale Torinese non è fallita perché è diventata la Banca d'Italia e perché è stata assorbita in una struttura più grande che è la Banca d'Italia, dipendente dal governo, e il governo ha pensato a risolvere i suoi problemi. E il Banco di Napoli continua la sua strada. Il Banco di Napoli rimane in alternativa alla Banca d'Italia,
rimane l'unico altro ente che può stampare moneta. Quindi in sostanza in Italia abbiamo una banca d'Italia, una banca emittente per il nord e per il centro, ed una banca emittente per il sud. Mi guarda che forse c'era anche il Banco di Sicilia che stampava moneta. Sì, ma il Banco di Sicilia dipendeva direttamente dal Banco di Napoli. Il Banco di Sicilia faceva, stampava delle monete, ma su commissione del Banco di Napoli. Cioè, in realtà, tutte le operazioni che faceva in questo periodo il Banco di Sicilia erano operazioni assorbite dal Banco di Napoli o autorizzate dal Banco di Napoli o che comunque finivano nella contabilità del Banco di Napoli. Quindi il Banco di Napoli mantiene nel 1893, nonostante tutti questi attacchi che ha avuto, nonostante tutto quello che abbiamo raccontato, che avrebbe veramente abbattuto un gigante, riesce alla forza di imporre al governo di rimanere ente emittente. Quindi in pratica la Banca d'Italia si prende il nord e il centro, stampa le monete e presta il denaro stampato alle banche del nord e del centro. Il Banco di Napoli rimane l'istituto di riferimento del sud, che in qualche maniera influenza l'attività di tutte le altre banche del sud e quindi di tutta l'economia del sud. Quindi rimane ancora un istituto con un certo prestigio, ma una bella botta al Banco di Napoli viene data dal fascismo, perché nel 1926 il fascismo stabilisce che il Banco di Napoli non può più emettere moneta, quindi gli leva questo potere, e che era un potere anche di controllo, di indirizzo, ecco, come si dice oggi, nei confronti degli altri istituti. E poi la botta finale al Banco di Napoli gliel'ha data questa Repubblica, perché la Repubblica italiana, quella nella quale viviamo noi oggi, è il periodo nel quale viene messa proprio la pietra tombale su tutte le possibilità del sud di riprendersi. Innanzitutto c'è stato quello scempio della Cassa per il Mezzogiorno, che ha rappresentato un trasferimento di risorse pazzesco dal sud al nord. Ha rappresentato il rastrellamento delle ultime ricchezze rimaste al sud. Questa è stata la Cassa per il Mezzogiorno. E poi appunto sappiamo come è finito il Banco di Napoli, con una vera e propria truffa, perché è stata una truffa di Stato la fine del Banco di Napoli, il modo in cui è finito. Ma sai io prima pensavo, cioè ormai questo da tempo, pensavo che comunque nell'immediato dell'Unità d'Italia c'è stata una borghesia napolitana divenuta poi meridionale, che non era soltanto quella di Napoli ma era di tutto il regno, che si mise di traverso, perché il tentativo di poter saccheggiare e prendersi il Banco di Napoli fin dall'inizio, sempre con la storia della, sempre compare la BNL di quel periodo, e riuscirono, come hai detto tu, in maniera molto brillante a salvarla, addirittura a farla decollare, ma addirittura negli anni 90 grazie all'apporto di napoletani hanno fatto sparire una banca che era sanissima. Era sanissima, questa è la cosa che fa rabbia. Era l'hanno fatta, e adesso i torinesi, San Paolo Invest, ormai la vediamo ovunque. Il popolo napoletano ormai cominceranno a far sparire le insegne del Banco di Napoli, perché ormai anche lo stesso popolo napoletano ha dimenticato tutto questo, e la passività in cui adesso si trova la classe imprenditoriale attuale è disarmante. E dobbiamo ringraziare Orazio Abbamonte, se anche il più antico archivio al mondo e il più grande archivio al mondo, che è quello del Banco di Napoli, non è stato preso a San Paolo Invest. E la cosa assurda è che, per fortuna, ancora salvato i denari depositati, perché tu sai bene che è l'unica fondazione bancaria al mondo che non ha sportelli bancari e che ha comunque 25 milioni di euro depositati. Per adesso sta lì, sperando che qualcuno un domani dalle nostre terre si ricorda di poter ricominciare a farla ripartire.
questo dobbiamo ratio ab amunde, questo non bisogna dimenticarlo. È veramente una tristezza questa. Quello che hanno fatto per salvare la banca e il Monte dei Paschi di Siena, quello che hanno fatto per salvare la banca di Bari. Io abito a Cassino, esiste la Banca Popolare Cassinate che gode di ottima salute e non esiste più il Banco di Napoli, una cosa che veramente ti avvilisce. Sì, è avvilente perché sono stati gli stessi meridionali che non hanno più difeso il Banco di Napoli e le altre importanti strutture economiche del Sud. E, una classe politica che veramente sfugge ad ogni possibilità di definizione. Si sono venduti, sono inconsapevoli delle cose, non lo so. Certo che quando è successo questo episodio del Banco di Napoli, tutti i politici meridionali dovevano andare fuori a Montecitorio, legarsi con le catene, fare lo sciopero della fame. E se non difendono loro una struttura come il Banco di Napoli, chi la deve difendere? Invece, ma questo è il tipico comportamento di una classe dirigente colonizzata, purché sia colonizzata. Sì, ma colonizzata oramai fin dentro al midollo delle ossa. No, infatti nella mentalità. Sì, c'è anche da dire questo, che questi sono anche ricattati, perché questa è anche operazione di Ciampi, dei Carli, cioè tutti quanti hanno, poi con l'aiuto di Bassolini e Napolitano. Che sono anche ricattati, Sì. Vuoi essere messo in lista, vuoi essere eletto e allora devi tacere. Però loro comunque, quando gli fu detto nel 1998, solo da fonti certe, che qualcuno gli andò a dire, tutte e due dissero: questa cosa a noi non ci interessa. E veramente avvilente. Napoli forse sta pagando un prezzo troppo alto al suo comportamento non cristallino nei confronti di quando era capitale, nei confronti del nostro Signore Gesù Cristo, perché se vedi le profezie di Don Bosco si sono avverate. Però adesso veramente mai è scesa così in basso Napoli nella sua storia. Il fatto del Banco di Napoli è l'epilogo finale. Però devo dirti questo, che secondo me hanno esagerato, perché non togliendo il Banco di Napoli si è toccato il fondo, e tu sai che bene che poi quando tocchi il fondo conosci il mondo e poi risale. Qualcosa dovrà succedere, anche perché poi sai che cosa è pure, i venditori sono anche ricattati, perché a parte non ci sono più, sono piccole imprese, nulla di più. Loro devono acquistare denaro che al nord costa di meno come tassi di interesse, qua costa molto di più. Quindi se qualcuno volesse fare un'operazione tipo far ripartire il Banco di Napoli, mi sonderebbero le gambe prima sul nascere. Dovrebbe solo ripartire una classe dirigente politica per poterlo fare. Ma qui pensano, a Napoli pensano, abbiamo una classe dirigente, se ha raggiunto pure i minimi storici come numero di votanti, che vuol dire? Vuol dire che nessuno ha più fiducia di questa gente, dico. C'è da dire questo. Sì. Ti ho zittito. No, sono cose che dico sempre, sono cose che so. Io mi batto per risvegliare l'orgoglio della classe politica meridionale. Vorrei che tutti i politici meridionali diventassero meridionali prima di essere politici, come tutti quei politici dei quali abbiamo parlato la settimana scorsa, che riuscirono a ottenere moltissimo, insomma, per il loro sud, indipendentemente dal loro colore politico, si schierarono tutti quanti per il sud. Ma vedo che siamo andati oltre, che c'è rassegnazione, che c'è debolezza, e come dicevi tu, anche il popolo l'ha capito, anche il popolo si è completa. Chi ha votato? Andi a votare quelli che avevano qualche personale per farlo. Ma guarda, hanno votato, allora, le precedenti elezioni comunali addirittura il ballottaggio 15%, 19%, ma poi in queste politiche ho visto che hanno votato soprattutto nei quartieri del Vomolo, di Posillipo, i quartieri lì hanno votato il 65%, addirittura
nei paesi nei quartieri del centro storico hanno votato il 35-36%, quindi sfata anche quel mito che i napoletani sono andati a votare per il reddito di cittadinanza. Non è vero, hanno votato solo quelli, hanno votato solo quelli che hanno degli interessi personali di bottega. Sono, sì, c'è questa due, c'è questo muro che sta via Toledo che divide il mondo giacobino col mondo reale del napoletano vero. Io chiamo gli italiani nati a Napoli napoletani. Non so fino a quando durerà. Certamente una cosa è bisogna dire, caro Enrico, che prima l'Italia e poi l'Europa sta andando dietro a Napoli, stanno facendo tutti la stessa fine. Sì, 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 sì. Da questo non si scappa, non è che stanno meglio gli altri, No, ci sta una tendenza al livellamento verso il basso in tutto il mondo occidentale. Sì, sì, sta nell'inerzia più totale, anche perché, ti ripeto, non puoi continuare a stampare carta moneta in continuazione per mantenere un terreno di vita che non ti puoi permettere. Non so cosa accadrà, secondo me bisogna vedere nei prossimi giorni, perché se l'euro continua a sprofondare non so dove si andrà a finire. Claudio, tutte queste cose che noi raccontiamo non sono cose che riguardano la storia, che stanno lì, sono attualissime, sono tutte cose che hanno il loro effetto ancora oggi, sono tutte cose che influenzano il nostro presente. Ma non effetto, Enrico, non effetto, lo stesso modus operandi, è la stessa modo di fare, sì, è lo stesso, è lo stesso, quello politico, quello trasformistico, quello finanziario, economico, bancario, è lo stesso, tutte le politiche sono uguali, dal 1860 ad oggi sono tutte uguali. Cioè, tu, sì, se tu prendi gli avvenimenti che noi abbiamo trattato in queste tre puntate, che riguardano, diciamo, la prima parte del Regno d'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale, così per intenderci, non più o meno, sì, tu cambi i nomi, metti i nomi attuali, sembra di vivere dei giorni d'oggi. Sì, 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 è vero, l'abbiamo è una cosa proprio che sotto gli occhi. Sotto, cioè, sembra che noi non stiamo parlando di storia, ma di cronaca. Sì. È la cronaca che si ripete, certo. Senti, prima di lasciarci, due parole sulla questione Banca Romana, o hai qualcos'altro da dire sul Banco di Napoli? No, sul Banco di Napoli penso che abbiamo fatto un bel excursus. Ci tengo a precisare una cosa, Claudio, che io ho un po' semplificato le vicende, perché che però nel libro sono esposte con molta più attenzione e con molto più... Parliamo sempre del libro questo qui, no? Sì, 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 sempre di questo, La storia dell'Italia unita. Però una cosa è quando si scrive e una cosa è quando si parla. Quando si parla poi specialmente... Ma no, se no altrimenti durerebbe 3 ore questa trasmissione. No, ma poi la gente si stanca. Quindi ho un po' semplificato certe vicende, ma semplificato non significa che ho detto delle cose non corrette. Per quanto riguarda lo scandalo della Banca Romana, lo scandalo della Banca Romana è una vicenda molto istruttiva. È molto istruttivo il modo in cui scoppia, perché cosa succede? Succede che intorno al 1880, cioè proprio in quel periodo al quale tu facevi cenno all'inizio della trasmissione, iniziano le crisi delle banche. E allora il ministro, che si chiamava Miceli, dell'industria e del commercio, ordina un'ispezione alle banche. Questa ispezione viene fatta da due funzionari che più o meno non scoprono quasi niente. L'unica cosa che scoprono è appunto questo fatto della Banca Romana, e fanno una relazione attentissima nella quale descrivono tutto quello che succedeva in questa banca. E i due funzionari si chiamavano Giuseppe Giacomo Alvisi e Gustavo Biagini. Inoltrano questa relazione a Crisi, che era il punto di riferimento di tutto questo malaffare, il quale Crispi probabilmente strappò questa relazione. Ora però uno di questi due funzionari era un galantuomo, perché all'epoca
nello Stato italiano, nella politica italiana, c'erano queste due categorie, i corrotti, i corruttori, i collusi, ma c'erano anche dei galantuomini che si facevano sparare per difendere la verità. E allora questo Giacomo Albisi consegnò una copia della relazione che aveva fatto per conto suo segretamente, la fece arrivare, insomma, attraverso un giro, perché non aveva il rapporto diretto, la fece arrivare all'Unione Polaiana, un siciliano che aveva fatto, diciamo, delle battaglie per la giustizia, lo scopo della sua vita. Napoleone Colaiani fece una comunicazione a tutti i giornali e disse che avrebbe eletto in Parlamento una vera e propria bomba, una bomba che avrebbe fatto scoppiare uno scandalo pazzesco. E quindi lesse in Parlamento questa elezione. Il Parlamento istituì due commissioni, una commissione per scoprire i rapporti che avevano avuto i parlamentari in questa vicenda e un'altra commissione per indagare se nel mondo bancario ci fossero altre questioni simili. Intanto una copia di questa relazione veniva dalla magistratura, che inizia il processo. Dallongo viene arrestato, il vice direttore vengono arrestati, si fanno alcuni giorni, alcune settimane di carcere. Confessano tranquillamente, perché loro hanno poco da nascondere, nel senso che questi soldi che stampavano non ne prendevano neanche una lira, cioè così come li stampavano li mettevano nelle buste e li consegnavano al governo. Quindi riescono a dimostrare di non aver avuto alcun arricchimento personale. Inizia il processo, tutte le carte del processo con tutti gli interrogatori, con tutte le prove, vengono chiuse in una stanza blindata, la stanza del tribunale. Una bella mattina si apre questa stanza, non c'è più niente, è sparito tutto, e all'epoca senza le prove non si poteva procedere. Quindi il tribunale non era stato pagato, nessun politico dell'epoca ha pagato, gli unici che hanno pagato sono stati appunto questi alti funzionari della banca, che hanno fatto tutto sommato poche settimane di prigione, perché non hanno il processo. E così è finita la vicenda dello scandalo della banca romana, che poi, voglio dire, è anche stata premiata diventando una struttura importante come la Banca d'Italia. Però perché è molto interessante, è molto istruttiva questa vicenda? Perché si vede che anche all'epoca c'erano delle persone che avevano una coscienza, cioè il funzionario che aveva fatto questa inchiesta stava male nel vedere che non succedeva niente, e anche il parlamentare Napoleone Colaiani, insomma, era uno che di fronte alle ingiustizie non si fermava. E quindi ci stavano due Italie che si contrapponevano. C'era ancora un residuo di Italia nello Stato, nella pubblica amministrazione, in quelli che contavano, c'era ancora un residuo di persone con una coscienza che si batteva contro il malaffare. E quindi, perciò ti ho detto, è una vicenda emblematica. Poi è incredibile questo fatto che le carte sono svanite nel nulla, che nessuno ha pagato, sembra veramente cronica. È come adesso, no? C'è mai qualche colpevole? Quello che ti lascia avvilito oggi in Italia, il senso di impunità che hanno certi personaggi. Perché la corruzione è un fenomeno mondiale, soprattutto nel mondo occidentale, però c'è una caratteristica, che cercano i potenti degli altri paesi, cercano di salvarsi e salvare fino all'ultimo secondo, però una volta scoperti, una volta che sono, poi non hanno pietà, vengono condannati e pagano. In Italia no, in Italia questo non accade, c'è il senso di impunità diffuso, ma a tutti i livelli, nella giustizia penale, amministrativa, fiscale, cioè il grosso, cioè il pesce grande, quando viene preso non ce la fa, cioè, se la cava sempre. È questo senso di impunità che ti avvilisce in Italia, sì, perché ti ripeto, in America, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Spagna,
il pesce grosso comanda sempre e non viene e riesce a fare tutto quello che vuole, però se viene beccato paga. Questo è il fatto. Sì. E questa oggi l'Italia e nasce tutto in quel periodo, cioè nasce così, è nata l'Italia, c'è poco da fare. Così è nata l'Italia, così è cresciuta, così e così sta invecchiando è diventata matura. È inutile che ci giriamo attorno, è inutile che mi vengano a dire no, ma tu fai il nostalgico, l'Italia andava fatta, ma che fatta di chi? Ma fatta di chi? No. La serietà che c'era da noi prima era spaventosa. C'era la corruzione normale, ma non era endemica, non era sistematica, non faceva sistema. Ti consiglio di leggere il libro che ha scritto Gian Andrea De Antonellis, di cui abbiamo fatto la trasmissione. Ti consiglio di leggerlo, il diritto nel regno di Napoli. Cioè ti rendi conto di che cosa, di come stavamo avanti. E come alla fine tutti adesso ci hanno scimmiottato e tutti prendono ad esempio. Eravamo seri, bastava una stretta di mano. Cioè se all'Unità d'Italia un ducato valeva 4,25 lire piemontesi, il motivo c'era, no? Se come dici tu il Banco di Napoli andò ad aprire gli sportelli al nord e tutti versavano i soldi lì, c'è un motivo oggi serio. Oggi sembra fantascienza questo, ma io so per fonti certe che quando ci stavano gli sportelli del Banco di Napoli al nord, la stessa cosa, raccoglieva tanto denaro perché eravamo seri ancora oggi, che poi lì è scoppiato sempre lo scandalo, la politica, la famosa BNL da Regione Campania a New York, no? Tu lo sai, la storia, no? Sì. Quindi, la sai benissimo, non so se ne vuoi parlare o vogliamo fermarci qua, perché due parole meriterebbero la vicenda terminale del Banco di Napoli. Te la senti o... Una truffa dolorosissima. Succede questo. Quindi che... te la senti, sono contento che te la senti. Me la devo sentire per forza, sennò il discorso rimane monco. Il Banco di Napoli aveva anticipato i denari a molti imprenditori, a tutti gli imprenditori che avevano investito nel sud e che dovevano avere i soldi dalla Cassa per il Mezzogiorno, che non si chiamava più Cassa per il Mezzogiorno, ma si chiamava Agensud, ma era la stessa cosa. Quindi questi prestiti erano garantiti da una figura giuridica solida, qual era l'Agensud, la quale tra l'altro doveva sicuramente avere questi soldi, quindi non c'era nessun problema. Erano crediti super garantiti. Ora che succede? Che improvvisamente, dalla sera alla mattina, arriva un decreto che è una specie di fulmine a ciel sereno, un decreto con il quale viene sciolta la Cassa per il Mezzogiorno, Agensud. E nessuno capisce perché, non si sa, e sul momento moltissimi non capiscono perché avviene questa cosa. Però fu una decisione irrevocabile e viene sciolta l'Agensud. Ma cosa succede? Succede che tutti questi crediti garantiti dall'Agensud, cioè tutti questi crediti che erano iper garantiti, improvvisamente si trovano senza garanzia. Ora, una banca può avere, diciamo, in un momento di contingenza come questo, un 10, 15, 20%, ma non di più di crediti non garantiti. La maggior parte dei crediti devono essere garantiti, anzi molto garantiti. E improvvisamente il Banco di Napoli si trovò dalla sera alla mattina con centinaia di miliardi, anzi migliaia di miliardi prestati, non più garantiti, perché era sparita nel nulla, era scomparsa la persona giuridica che garantiva questi prestiti. La Banca d'Italia non se la sentì di definire il Banco di Napoli come un istituto in pericolo, perché non c'è una legge che stabilisca una cosa del genere, ma quando ci sono delle circolari della Banca d'Italia, dei regolamenti della Banca d'Italia, quando una banca supera un certo limite di prestiti non più garantiti, diciamo quando una banca il 40% dei prestiti non garantiti, viene considerata a rischio. Il Banco di Napoli, da banca solidissima,
dalla sera alla mattina, con la scomparsa di questa agenzia, con la scomparsa nel nulla di questa agenzia, si trovò una serie di crediti non garantiti. La Banca d'Italia non se la sentì di definire il Banco di Napoli come un istituto in pericolo e delegò e demandò questa decisione al governo, al Ministero dell'Economia. Quindi in realtà la Banca d'Italia, come i funzionari della Banca d'Italia, come tecnici, non vollero decidere, perché non sapevano neanche loro che decisione prendere. Delegarono ai politici la decisione. Il Ministero decise che quei crediti dovevano essere considerati non garantiti. Quindi questo ci fa capire anche perché l'Agensud fu sciolta da un momento all'altro, senza un'adeguata preparazione, senza un periodo di... senza un cuscinetto. E quindi il Banco di Napoli fu declassato a banca in pericolo. Quando una banca è in pericolo bisogna salvarla, e normalmente si mette in vendita sui mercati internazionali. Invece in questo caso venne fatta una trattativa privata, e anche questo è un fatto veramente inconcepibile, e la comprò la Banca Nazionale del Lavoro. La comprò per una cifra circa 2.000 miliardi, ma non è importante la cifra, l'importanza è... l'importante è questo, Claudio, che la Banca la Banca Nazionale del Lavoro, che stava la bancarotta, stava al solo, la banca rotta, acquistò il Banco di Napoli per 4 soldi, circa 60 miliardi, e la vendette al San Paolo per una cifra piuttosto irrisoria. E lo rivendette 60 miliardi, quel tempo ci facevo il promotore, sapevo che quella stava. E fu rivenduta. La stessa cosa con la banca famosa, la banca Sella, no? Sì, ma completiamo prima il Banco di Napoli. Contestualmente, nel giro di pochi giorni, la Banca Nazionale del Lavoro rivendette il Banco di Napoli al San Paolo per una cifra enorme, per una cifra di molte migliaia di miliardi. Quindi il San Paolo di Torino ha cacciato molti soldi per comprare il Banco di Napoli dalla Banca Nazionale del Lavoro, quindi era una banca che comunque sul mercato aveva un grande valore. Quindi con questa operazione si è affossato il Banco di Napoli, si è potenziato oltre ogni limite l'istituto torinese, e si è salvata la Banca Nazionale del Lavoro. Quindi è stato un omicidio perfetto, veramente. Hitchcock non sarebbe riuscito a immaginare una trama più diabolica di questa. E questa è stata la fine del Banco di Napoli. E pensa che poi sono stati recuperati il 98% dei crediti. Tutto. Sì, questi crediti che erano stati definiti come crediti improvvisamente dalla sera alla mattina pericolosi, in realtà non lo erano per nulla, perché erano tutti imprenditori sani che non avevano nessuna voglia di non restituire questi soldi, ma poi tra l'altro dovevano avere i finanziamenti, loro stavano semplicemente anticipando dei soldi. Quindi è stata un'operazione veramente una truffa, ma definirlo truffa è dir poco. Ma la stessa cosa è stata fatta con la società per il risanamento, anche come stavi dicendo tu, è stata ripetuta altre volte questa operazione. Quindi abbiamo oggi, penso, abbiamo chiuso questo trittico di trasmissioni su argomenti poco conosciuti, poco dibattuti e poco noti, ma abbiamo sollevato parecchie, in queste 3 settimane, parecchie questioni, e penso che i nostri amici che si occupano del Sud e che si occupano degli argomenti dei quali bene o male ci occupiamo anche noi avranno, grazie al nostro stimolo, parecchio da riflettere, da approfondire e da discutere. Ti chiudo con una domanda: secondo te il futuro cosa ci riserva? Claudio, questa è una domanda... Un sussulto o l'azzeramento totale? No, io spero che... No, io spero sinceramente, profondamente, che ci siano parecchi sussulti. No, io credo che...
la nostra civiltà sia così profonda, così radicata, così, così importante, così presente in tutto, delle pietre che stanno attorno a noi, noi stessi, nell'inconscio dei meridionali che anche si sono degenerati, ma in fondo qualcosa deve sempre essere rimasto, che non posso proprio credere che possa finire nel nulla, insomma. Io credo in molti suoi. Va bene, allora Enrico, abbiamo fatto questo trittico che ci accompagna verso la fine dell'anno. Dopo la pausa natalizia sicuramente ci metterai in moto per fare altre trasmissioni su altri argomenti. Ma sicuramente. Noi siamo a tua disposizione per poterti ospitare, poterci dare dei nuovi mezzi per poter non più riflettere ma per agire. Sì. Io ti ringrazio e grazie per queste tue ultime parole speranzose e fiduciose. Ti ringrazio a nome di tutti i nostri spettatori, ci hai dato veramente qualcosa su cui andare avanti e su cui appoggiarsi. Ti auguro una buonissima serata e grazie Enrico. Grazie Claudio, grazie a te, non solo a titolo personale ovviamente, perché mi dai la possibilità di fare quel poco che posso, insomma, di lottare per il nostro sud, ma ti ringrazio. Quel poco, ma tanto. Per poco, ma ti ringrazio per tutto quello che fai, perché veramente il tuo attivismo è incoraggiante. Quindi va bene, grazie ancora, lusingato a nome di tutta l'associazione, siamo lusingati. Grazie. E un grazie anche agli ascoltatori, Claudio. Ma certo, sono loro la fine protagonista. Sono loro la nostra forza. Ciao, grazie. Ciao.